Ciao a tutti gli amici di Avvocato Social Club. Oggi faremo un piccolo esperimento, una chiacchierata libera per raccontare una specie di podcast, se volete, per raccontare un bel progetto che si è svolto e che in un certo senso è ancora in atto al Liceo Economico e Sociale del Liceo Avvocato Biella. Come sapete, oltre alla sede centrale, sede, il Liceo Scientifico, abbiamo anche il Liceo delle Scienze Umane e appunto il Liceo Economico. Quest'anno scolastico sta arrivando alla sua conclusione ed è stato un anno abbastanza particolare. Assolutamente contrassegnato, contraddistinto dal Covid, ma a differenza dell'anno scorso, questa continua incertezza del apri, chiudi 50, 60, 70%, se da un lato ha portato all'aspetto positivo, cioè una presenza che è stata possibile rispetto allo scorso anno, dall'altro lato ha creato molta ansia, molta insicurezza, molta anche instabilità in tutta la comunità scolastica, no? E pensiamo anche ai più giovani. Tra l'altro, il tema di come stanno i giovani in questo periodo, che se tutto va bene sembrerebbe essere arrivato la fine di quest'incubo chiamato coronavirus, quindi si comincia a intravedere la famosa luce in fondo al tunnel. La domanda che appunto rimbomba tra i vari mezzi di comunicazione, tra i vari giornali, telegiornali, è proprio questa: come stanno i nostri ragazzi? Ed è proprio questo si occupa questo progetto. Per parlare di questo progetto, di questo studio, abbiamo una nutrita rappresentanza di giovani delle classi quarte del liceo economico e sociale. Quale metodologia avete usato per fare questo studio? Allora, questo questionario è stato elaborato dalle classi quarta A e quarta B del liceo economico-sociale dell'anno scolastico 2020-2021, come esercitazione in contemporanea sia per metodologia della ricerca che per statistica. Appunto, è stato elaborato attraverso la piattaforma di Google Forms ed è di tipo autocompilato su supporto digitale. Come è stato somministrato? È stato somministrato ai docenti, ai genitori, ma anche agli alunni tramite la Gmail che è in dotazione a tutti quanti, tutti coloro che fanno parte dell'istituto. Ovviamente per sia elaborare il questionario che poi analizzare tutti i dati sono stati utilizzati altri software, tra cui Excel, Word e PowerPoint. E ovviamente per la modifica poi collettiva c'è stato l'utilizzo di Google Drive. Quindi, se ho capito bene, avete sostanzialmente mandato da compilare un modulo via email alla comunità scolastica del liceo, e quindi chi riceveva queste email aveva modo di dare la propria opinione e di rispondere ai quesiti che avevate posto. E poi avete rielaborato questi dati attraverso vari software, tipo o l'Excel o l'equivalente di Google, in base a quello che. Fogli. Ah, esatto, bravo, mi viene in mente. Fogli di Google. Perfetto. Ora, avete fatto tutto da soli o vi siete avvalsi anche dei docenti oppure di consulenti esterni? No, non abbiamo fatto tutto da soli, e hanno partecipato alle classi della quarta LS, della quarta B LS, con l'aiuto della professoressa Cavagna, che è la referente del progetto, e la professoressa Tuttobene e la professoressa Spadaro, e insieme alla professoressa Vinai che ci ha spiegato un po' come funzionava, come si faceva un questionario, la creazione in sé, e come procedere nei diversi modi. Quindi di esterno alla scuola c'era la professoressa Vinai, Sì, giusto? esterno alla scuola c'è solo la professoressa Vinai. Mentre la collega Spadaro e Tuttobene viene aiutato per la parte di elaborazione dei dati, mentre la collega Cavagna più sulla metodologia della ricerca, su cosa chiedo, giusto? Esatto. Una volta che avete fatto queste domande alla comunità, quindi genitori, studenti, insegnanti, qual è stato il gruppo che ha risposto di più, di cui avete ricevuto? Perché immagino fosse libera, no? Non puntavate la pistola a nessuno per rispondere. Diciamo, qual avete avuto come maggior riscontro in termini di numero di risposte? Allora, il nostro questionario ha ricevuto 368 risposte totali tra allievi, docenti e genitori.
Diciamo che la popolazione che si è sottoposta al nostro questionario è rappresentata maggiormente dagli studenti con il 63,6% delle risposte, che a livello numerico è equiparabile a 234 risposte, il 17,9% è stato rappresentato dai genitori e il 18,5% dai docenti. Quindi, per quanto riguarda il futuro, le prospettive, se non ho capito male, correggetemi se sbaglio, perché non ho avuto ancora modo di leggere tutto lo studio, però mi riprometto di farlo, perché è molto interessante, quindi è un mio interesse personale, ci terrei a farlo. Se non ho capito male, quando c'erano delle domande riferite al futuro, come immaginate dopo l'uscita dalla scuola, quindi sia in campo universitario, sia in campo lavorativo, molti, sia studenti che genitori, immaginavano un futuro all'estero, anche se non hanno specificato quale paese all'estero, giusto? Esatto. Secondo voi, dovendo pensare alla cosa che vi ha tolto di più? Sicuramente la socialità, perché mi sto rendendo conto anche da sola. Adesso, prima del Covid, eccetera, io ero solita uscire sempre, sempre con gente diversa, vedere sempre diverse persone ogni singolo giorno. Adesso ho quelle 2 o 3 persone con cui esco sempre e se incontro una persona in più, non sono poi così tanto felice in realtà, perché mi dà quasi fastidio socializzare, ecco. E non, è una cosa stranissima da dire, però stare a contatto con le persone. Cioè, per un anno siamo stati praticamente in contatto soltanto con i familiari, se siamo stati in contatto, perché c'è gente con cui, cioè, non ci si rivolge la parola in famiglia. E quindi, ecco, però io sono rimasta in contatto con sempre le solite 3 persone che ho in famiglia e ritornare poi a dover vedere tutta sta gente che ti saluta e magari non riconosci nemmeno e devi anche fingere che la riconosci, eccetera. A me non piace, proprio non mi piace più. Cioè, non so come dirlo, ecco. Ci resterà secondo voi dentro questa sorta di piccolo, non dico fastidio, ma quasi disagio? Beh, secondo me non si può dare proprio una risposta generale, in quanto comunque ogni soggetto ha un comportamento diverso. Io posso parlare per me, posso parlare per il carattere che ho io. E a differenza di Vanessa, invece, io dopo il periodo di pandemia ero molto felice di rivedere comunque i miei amici, giocarci, scherzarci, perché comunque rimarrà sempre quella situazione di disagio nella quale non si è potuto stare con nessun altro al di fuori dei propri familiari. Io, infatti, la pandemia l'ho vissuta molto male da questo punto di vista, anche perché sono una ragazza molto socievole, però secondo me non si può dare una risposta generale, perché comunque varia da persona a persona. Ad esempio Valeria, che ancora non si mi chiedeva, ti guardavo qui nei riquadrini. Sì, Tu, io come personalmente spero di sì, cioè anche a me piace il contatto con le persone, dare gli abbracci, è una cosa che mi è mancata molto. Il Covid sì, ci ha tolto la socialità, ma alla fine penso di aver avuto degli amici talmente bravi da riuscire a colmare questo vuoto. Anzi, alcuni rapporti penso che si siano uniti ancora di più grazie alle videocamere, comunque alle chiamate. Adesso, ad esempio, sono sempre al telefono, sempre in videochiamata con qualcuno, almeno qualcuno c'è sempre. Se devo studiare, c'è sempre qualcuno che mi tiene attenta o comunque qualcuno al telefono con cui parlare. Per cui spero vivamente di poter tornare ad abbracciare le persone perché secondo me è un gesto d'affetto immenso, per cui da parte mia lo spero veramente. Tu parlavi prima della scuola, no? Nel senso, mi tengono attenta quando studio, no? Secondo voi il modo di vivere la scuola, sia in classe che fuori dalla classe, che gioco forse è cambiato tantissimo, no? È cambiato tantissimo, molta più tecnologia, distanziamento, mascherine, quindi, però quello lì si spera che a un certo punto si potranno mettere da parte.
Però, ad esempio, per quanto riguarda l'utilizzo massiccio di tecnologia, secondo voi, volendo trovare un lato positivo, o anche no, per carità, da questa cosa la scuola ne ha tratto beneficio? Cioè, questa scuola più tecnologica, costretta a essere un pochino più tecnologica, è una scuola migliore o magari pensare che bisogna tornare un po' al vecchio stile, metterla un po' da parte questa tecnologia? Come la vedete? Secondo me, allora, l'introduzione della tecnologia e di moltissimi, come possiamo dire, programmi che hanno aiutato le spiegazioni, hanno arricchito, diciamo, l'interazione all'interno della classe tra docenti e studenti, è stato molto positivo. Però se si potesse togliere, cioè se si potesse inserire anche questa cosa con la presenza, quando tutto sarà finito, quindi ancora con l'ausilio di strumenti come lavagne interattive, come supporti multimediali, potrebbero essere molto, diciamo, più interessanti per i ragazzi, ma potrebbero anche apportare uno studio e un, diciamo, un recepire le informazioni dei professori in modo più fluido, in modo più trasparente. E invece, se doveste pensare al vostro utilizzo dei social, no? Quindi non la tecnologia pensata per la scuola, però i social network che facevate prima, che usavate prima e quindi usate anche adesso. E il lockdown vi ha portato a utilizzare di più o è stato indifferente? O che so, magari utilizzarle di meno, per esempio il... No, ma molto di più. Molto di più. Sì. Decisamente molto di più. Quindi dicevi, anche secondo te di più i social, ma perché c'era più tempo libero stando a casa non sapendo che fare, ti sei buttato sui social? O era proprio, essendo l'unico modo per comunque socializzare, per interagire? Ma per quanto mi riguarda, sicuramente li ho usati molto di più e sono arrivata a un certo punto in cui tutto quello che si dice di male dei social, cioè soprattutto che distraggono molto, era assolutamente vero, soprattutto per quanto mi riguarda. E arrivato a un certo punto poi ho iniziato, per paradosso, a non aprire Instagram più di 2 volte al giorno, perché sennò veramente pensi di perderci 10 minuti, ci perdi un'ora. Quindi va bene un pomeriggio, 2-3, però sono arrivata a un certo punto nel primo lockdown, a metà del primo lockdown, che passavo le giornate tra Instagram e TikTok, tolte le video lezioni, quindi non era una roba che poteva durare. Quindi poi in realtà adesso non sono così... Però soprattutto le prime settimane, quando uno è sempre chiuso in casa, secondo me distraggono tantissimo. Ma tutti, anche per dire Netflix o tutte queste cose, comunque hanno una capacità di trattenere l'attenzione e far perdere decine di ore in pochissimi giorni, che secondo me, insomma, nel lungo termine non va bene, ecco. Assolutamente. Ho visto la mano di Vanessa. In realtà ero molto social prima del lockdown, cioè io sono sempre stata molto attaccata a Instagram, mi piaceva sempre fare un sacco di storie, bellissimo, mi impegnavo anche, cioè ci passavo ore per fare una storia, perché non era esattamente come la volevo io, allora aspetta che faccio la lineetta in un'altra maniera, e quindi ero molto attaccata a questo social. Poi nel lockdown mi sono attaccata a TikTok, e poi è arrivata a fine del primo lockdown, ho detto basta, adesso TikTok ce l'ho ancora, ogni tanto ci perdo magari quei 15 minuti, però è una cosa che, cioè, non è essenziale, però attrae troppo. Però ho notato una cosa, ho notato che prima del lockdown io facevo un sacco di storie, ero davvero molto attiva come persona sui social, e adesso invece, cioè... zero, non ho voglia, non ho l'ispirazione magari di fare la storia, non mi interessa, cioè guardo i contenuti degli altri, guardo magari gli altri post, gli altri reels, gli altri TikTok, ma io di personale non mi viene più voglia di fare niente, mentre prima ero sempre la prima magari a provare a fare la nuova storia con quella musica lì, impostate in quella maniera lì, eccetera, e mi impegnavo davvero tantissimo, dico, cioè, poi magari non si vedeva, però, nel senso, io ci tenevo.
Invece adesso non mi interessa proprio più, ma proprio zero. A meno che non ci sia compleanno o qualcosa di speciale, se no, no, assolutamente no. Prima di far parlare Eugenie, che ho visto che ha alzato la mano, mi piaceva anche questa sorta di autoregolazione, no? Di cui parlava Elisa, no? Vabbè, mi sento travolto da questa cosa, ok, ma la uso 2 volte al giorno, 3 volte al giorno. Cioè, secondo me è importante, perché sennò ci si perde, perché è molto attraente, no? Io invece devo dire che ero al contrario di Vanessa, perché a me cioè il lockdown ha demoralizzato tanto, difatti non postavo molto, non mettevo tante storie, lo usavo in realtà, però magari scendevo quelle 2 o 3 volte al giorno col cane dove spegnevo direttamente il telefono e non lo usavo, cioè proprio staccavo internet, i social non c'erano più, proprio perché a casa, più che tanto Instagram e i social di messaggistica, guardavo tanto Netflix, cioè io ero perennemente attaccata a Netflix. E il fatto del lockdown ha demoralizzato davvero tanto, cioè non pubblicavo più niente, zero. Quindi l'idea di non pubblicare contenuti propri e guardare solo gli altri era un segnale di una poca, come dire, di uno stato emotivo, non di brillantezza, oppure di disaffezione ai social. Cioè stavate un pochino, fra virgolette, male voi, o anche no, e quindi non vi andava di manifestarla attraverso un post originale, o semplicemente c'era quasi una specie di repulsione verso il perdere tempo dei social, visto tutto il tempo che eravate, virgolette, obbligati, visto la condizione, a stare a questa tecnologia digitale. Però, scusa Geni, ti faccio rispondere perché poi può prendere la parola Mattia, che ho visto Ma secondo me è vedere comunque storie, chi non ha casa, chi fa sport, chi no, chi cucina e tutto. Dice, io invece sono sul letto a non far niente e quindi spegnevi direttamente i social. Cioè, io perlomeno la vedevo così. Mattia? Ma io allora, prima della pandemia, non, sinceramente, non lo, cioè, l'utilizzavo, ma non tantissimo. E poi mi sono reso conto proprio lì, cioè, mi sono proprio immerso dentro, a volte proprio lo usavo troppo, dicevo, ok, basta, chiudo, faccio qualcos'altro senza nemmeno accorgermi, 5 secondi dopo ero di nuovo, cioè, riaprivo direttamente l'applicazione senza neanche accorgermi. Poi vabbè, non è che postassi cose mie, guardavo più quelle degli altri, perché non, su questo lato non sono molto social, però una cosa buona che ho notato appena hanno iniziato a riaprire, cioè, come se sono tornato come prima, cioè, non, guardo molto poco, apro poco e faccio la mia vita sociale, che è meglio così. Assolutamente preferibile. Sì, ma secondo voi invece la vostra scuola, no? Tanto non ci sente nessuno, poi la pubblichiamo soltanto in tutti i social, poteva fare di più? Noi come insegnanti, ad esempio, di tutti i tipi, io sono insegnante di sostegno, sono insegnanti curriculari, ma anche dirigente, cioè, alla scuola, secondo voi vi poteva dare qualcosa di diverso? Qualcosa che magari vi sareste aspettati, poteva fare qualcosa di più? Valeria. Ma secondo me inizialmente no, anche perché era una cosa molto nuova, soprattutto l'anno scorso. E io sono, cioè, noi secondo me siamo stati molto fortunati perché noi della nostra classe, del nostro istituto particolarmente, una settimana dopo l'inizio della pandemia eravamo già indirizzati verso una DAD, già avevamo aperto una chat con Hangout, già avevamo fatto qualche videochiamata con i professori, per cui secondo me siamo stati già molto fortunati all'inizio e poi comunque la faccenda si è evoluta, per cui la scuola man mano si è evoluta con essa, perché all'inizio mi ricordo che l'anno scorso a maggio ognuno aveva il proprio link, quindi dovevi cercare il link di ogni professore e andare, poi non ti trovavi, non trovavi il link e succedeva tutto un casino. A settembre già era meglio perché c'era un link, entravi lì e rimanevi lì. Si vede che ancora ci deve essere lo scrutinio vostro, comunque. No, 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 scherzo. No, penso che sia sincero. Vanessa, se non sbaglio, hai alzato la mano. Sì, ma faccio un po' quella con il dentino avvelenato. Ma no, perché allora all'inizio andavo con Vale
Con Valeria, perché all'inizio ovviamente è una cosa che è nuova per tutti, allora hanno agito bene. Settembre hanno agito benissimo creando queste classroom con il link, va bene. Ma è poi stato il dopo, cioè il dopo la creazione di quel link, e poi quando ci è stato detto siamo 50 in presenza, 50 online, eccetera, c'è stata l'alternanza dei giorni, poi siamo stati chiusi. Tutta questa, a parte incertezza, ma poi anche situazione di quando abbiamo le verifiche tutti in presenza, e perché non ci si fida? E perché non ci si fida? Perché si copia. Per carità, ci sarà gente che copia, per carità non lo metto in dubbio, però mettere nei casini, perché poi si è soltanto messo nei casini, sia il professore, docente, sia il docente, ma sia anche gli alunni, anche quelli più studiosi. Sinceramente non l'ho trovato molto giusto, perché se uno vuole copiare, copia sia in DAD che in classe, con strumenti diversi, sinceramente non lo so. Però voglio dire, se uno vuole copiare, copia lo stesso e poi ne va a discapito della sua cultura e chi più ne ha, chi più ne metta. Mentre chi vuole studiare, studia per crearsi il suo bagaglio culturale, per crearsi ovviamente una base solida per il suo futuro. Quindi è una cosa che con 17-18 anni si può benissimo capire. Capirei se fossero le prime, nulla da togliere alle prime, ma ovviamente, poverini, hanno fatto la terza media tutta in DAD, si trovano in un ambiente nuovo, con compagni nuovi, eccetera. Allora capirei in quelle situazioni lì, perché magari il professore lo prendono anche un po' non proprio come un professore. Mentre noi che conosciamo bene i professori, che conosciamo l'ambiente, eccetera, non vedo perché penalizzarci, sinceramente, dalla seconda in su si potrebbe benissimo agire in un'altra maniera. E con agire in un'altra maniera non è sicuramente penalizzare gli alunni, perché a certe volte si è soltanto dato colpa, ma proprio colpa agli alunni perché non studiate, perché copiate, perché fate questo e quest'altro, ma non si è mai realmente visto. Cioè, perlomeno, se si è visto, non c'è mai stato davvero detto meno male che state reagendo così, meno male che continuate a studiare, dai che manca poco e magari ci vediamo in classe, eccetera. C'è soltanto stato detto copiate, fate questo, questo e quest'altro, che io sinceramente non trovo molto Allora, prima di far parlare giusto Valeria, e grazie Vanessa, prima di far parlare Valeria, prova a riassumere un attimo, dimmi se ho capito bene. Allora, stiamo parlando di una questione che è molto importante in tutti gli anni scolastici, cioè quella della valutazione, no? Valutazione che di solito si basa su delle verifiche scritte orali, più che sull'osservazione dei progressi, cioè questa osservazione dei progressi viene fatta. Poi alla fine si conclude con delle prove scritte o orali, interrogazioni o compiti in classe, tanto per essere chiari. C'è stato il problema di cosa fare in una fase di alternanza presenza non presenza. La strategia che è stata utilizzata da qualche docente, non so dire che percentuale, se la maggior parte, se il 50%, poi dipende dai consigli di classe. Però diciamo un trend, ecco. È stato quello di preferire le verifiche in presenza e quindi utilizzare la didattica a distanza soltanto per spiegazioni, per fare altro e non per l'argomento della verifica. Questo che cosa ha portato? Con l'incertezza che inevitabilmente c'era la settimana dove avevate la verifica di tutto, anche se in realtà la scuola ha cercato tanti modi di evitarlo. Questo fenomeno, però era un po' forse inevitabile, non lo so, però capitava che magari molti docenti, alcuni docenti preferivano intanto utilizzare la didattica in presenza, il momento della presenza per fare le verifiche, giusto Vanessa, e in più la cosa che forse ha dato fastidio magari a Vanessa, anche a chi si impegna tanto con lo studio, era la presunzione. Presunzione, ma non per essere presunzione, cioè dare per scontato, ecco, la cattiva fede, cioè voi in DAD, figurati, manco ve la faccio perché tanto copiate,
giusto intanto come piccola analisi. Giusto. Prima di far parlare Valeria, che forse è un'idea un po' diversa da quella di Vanessa, la vedo dalla faccia, vediamo se... Sì. Cosa che mi chiedo, ma non per il fatto ho tre verifiche in un giorno, vabbè, lo studio anche in un giorno, ma è proprio per il fattore ansia e per la fiducia mancata che non è stata data agli studenti. Un segno di mancanza di fiducia in voi. Però aggiungo un elemento alla discussione. Mi piace il gesto. Dicono che quelli meridionali gesticolano, no? Sto vedendo che è vero, perché... Allora, mi leggo le capo. Prima di far parlare Valeria, c'è un altro elemento che però per obiettività mi sembra di dover essere considerato. Cioè spesso voi e i docenti, per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, non siamo allo stesso livello. Il docente, spesso quello che ha più ansia è dire no, meglio la presenza, non è che magari lo fa perché sa che voi siete talmente più bravi in quelle robe lì, dove si parla di computer, WhatsApp, web, che tanto se volete mi fra... Mentre un docente magari insicuro sull'aspetto digitale, chiamiamolo così, poco competente, che riconosce di avere poche competenze rispetto all'aspetto strettamente digitale, dice almeno lì in presenza ti vedo, se c'è il tuo compagno vicino che ti dice qualcosa lo posso beccare, e invece a distanza voi lo fate e io neanche me ne accorgo. Cioè, voi siete spesso dei supereroi nei confronti come da noi poveri, cioè un po' come mettere Iron Man con un normale per quanto riguarda l'aspetto digitale. Cioè, voi siete in grado di fare tutto, no? Cioè, di prendervi, ritagliate la foto, la mettete nella webcam con un software e noi non ce ne accorgiamo nemmeno. Cioè, parliamoci, quindi forse, lo metto così nella discussione, c'è anche questo elemento qui, più oltre che e più che la semplice mancanza di fiducia, cioè oltre ad essere la mancanza di fiducia in voi, magari, e anche magari di fiducia in se stessi, cioè questi se vogliono mi fregano, io neanche me ne accorgo perché sono più bravi di me in questo aspetto. Qua non lo so, la butto. Valeria. C'era forse prima Elena che ha alzato la mano prima di me. Sì, assolutamente, parlate liberamente, anche senza alzare la mano. No, io volevo solo dire che sono d'accordo con il discorso di Valeria, perché secondo me la scuola si è organizzata molto bene, perché io conosco ragazzi che frequentano istituti differenti dai miei ed erano messi in situazioni peggiori rispetto alla nostra, e secondo me inoltre, per il discorso di Vanessa, mi voglio collegare al suo discorso, non è tanto il fatto che i professori non hanno fiducia in noi, o almeno sì, i professori non hanno fiducia in noi, ma perché da un lato ce lo siamo voluti noi allo stesso tempo, perché se loro adottano dei comportamenti, dei determinati comportamenti nei nostri confronti, secondo me un motivo ci sarà, perché non è giusto che i professori puntino il dito contro di noi, ma non è neanche giusto che noi dobbiamo continuamente puntare il dito contro di loro, perché comunque bisogna pensare a una serie di cose che hanno portato a determinati comportamenti, secondo me. Io invece volevo collegarmi al discorso di Vanessa, volevo collegarmi anche al questionario, perché il questionario inizialmente erano due idee, in principio erano due idee diverse, quella sul futuro e quella sulla DAD, e io e il mio gruppo abbiamo lavorato su quella della DAD, e mi ricordo anche che nel creare le domande, nella creazione, provavamo proprio a far pensare i professori sul fatto di come stessero gli alunni. Abbiamo messo anche domande molto simili per fare in modo che da tutte le parti ci fosse una riflessione. Come li hai visti i tuoi alunni e come stanno gli alunni? Se li hai visti cambiati, come li hai visti? Per cui c'è... Cioè, questo fatto che i professori magari in alcuni momenti non hanno proprio pensato al nostro bene, comunque al nostro benessere, mettendoci tutte le verifiche in presenza, pensando solo magari ai voti, noi in qualche modo abbiamo provato a farlo ragionare, o comunque a far pensare a questa cosa. Però comunque io
dall'altra parte non so cosa farei. Se fossi un professore adesso, io non so che cosa farei, molto sinceramente, perché comunque, essendo stato alunno prima di essere professore, so già che si copia in classe. Per cui, cioè, già si parte con... Ovviamente stiamo parlando delle altre classi, voi siete bravissimi. Sì, delle altre classi, noi bravissimi. Però, comunque, essendo professore io, non penso che mi comporti... Cioè, magari alcune cose, avendole vissute adesso in un certo modo, se dovessi mai diventare insegnante, le vivrei e cercherei di vivere in un altro modo. Però, comunque, se fossi stata insegnante in questa data, mi sarei trovata molto, molto in difficoltà. Elisa? Ma, guardi, se mi allaccio al discorso di Valeria... Se io fossi stata un'insegnante durante la DAD, avrei una coerenza dentro di me. Cioè, io sono convinta che tutti, dai professori agli alunni, hanno copiato, hanno fatto le solite cose. Quindi, alla fine, il discorso del copiare è un po' un ripetere una cosa che si sa e che si dà per scontata. Questo perché io credo molto nella frase che senza peccato scagli la prima pietra. Secondo me, neanche, cioè, anche tra i professori era normale alla loro epoca copiare. Con la DAD, forse, è solo aumentato un po' di più. Alla loro epoca, cioè, sembra... No, vabbè, 20 anni fa, e sono gentile, nel senso, no, quindi voglio dire, si è solamente un po' accentuato un fenomeno che esisteva, quindi alla fine io so di tante università anche prestigiose che si sono organizzate per somministrare un test d'ammissione, quindi non il compitino sulle 20 pagine, ma test d'ammissione all'università dove c'è effettivamente una selezione, di farlo online e di farlo con un certo controllo. Quindi alla fine, secondo me, è proprio solo un fatto che, siccome siamo immersi in questa situazione, secondo me, né i professori né gli alunni, io per prima, non abbiamo una visione molto aperta e molto disposta a queste cose. Cioè, magari fra 20 anni sarà normale avere le lezioni in parte da casa, in parte da scuola, e ci saranno magari dei sistemi di controllare gli esami e le verifiche diversi, e ci sono alcuni software per alcune università che... addirittura un po' da maniaci, che ti fissano gli occhi per vedere se guardi fuori dalla videocamera o comunque dal monitor. Quindi alla fine, secondo me, è solo un discorso di abitudine, poi si passerà avanti, insomma, è normale andare avanti. Però sì, molti professori quello che hanno sofferto più di tutto è la mancanza di rispetto, come diceva prima Elena, perché trovarsi per un insegnante 25 verifiche uguali, lì si va oltre il copiare, lì è proprio mancanza di rispetto, perché... tutti hanno provato ad alzarsi le medie in DAD, qualcuno ci è anche riuscito e ha anche approfittato di una buona opportunità. Quindi secondo me alla fine non è stata così malvagia. Ringrazio ulteriormente, ancora una volta, e vi saluto e vi auguro una buona serata.